Grazie, buonasera, benvenuti a questa seconda puntata del Leggere Dante. Come si sono svolti i lavori per la definizione della motivazione, in questo caso per uno dei miti del nostro teatro, cioè Arnoldo Foà, lo sapete già e quindi da questo punto di vista mi ritengo esonerato dal ringraziare tutti coloro che però vanno ringraziati e soprattutto i giurati che hanno provveduto appunto alla stesura della motivazione. Io vi ringrazio ancora per la vostra presenza, spero di avervi qui ancora altre due volte quando ci saranno Gifuni e Iaia Forte e approfitto della presenza dell'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Firenze che ha intenzione di salutarvi e spero di aiutarci anche in questa nostra iniziativa naturalmente. Buonasera, solo un minuto per manifestare la mia gioia naturalmente nel vedere questo teatro così pieno. Sono iniziative che noi ovviamente favoriamo, sono iniziative di cui ringraziamo in particolare la società dantesca che ce le regala e ringraziamo gli ospiti, coloro che poi sono i protagonisti di queste serate così belle. Noi stiamo facendo un lavoro importante anche con le nostre scuole e io ringrazio qui, colgo questa occasione per davvero ringraziare la società dantesca che collabora con noi per tante iniziative dedicate ai ragazzi di tutte le età delle nostre scuole. Noi riteniamo che l'impegno all'interno delle nostre attività educative sia quanto di più importante si possa fare per il progresso del nostro paese e perché la nostra città civilmente cresca. È un compito difficile per tutti noi, per un'amministrazione, ma anche per tutti coloro che hanno responsabilità educative e che devono fare di tutto perché i nostri ragazzi crescano bene. Si cresce bene se si studia, si cresce bene se si dà peso alla cultura. E le proposte che noi dobbiamo fare sono queste. E non dobbiamo distrarci mai. Dobbiamo farle con grande determinazione ed trovare anche il modo di farle in modo fantasiosi in questo, quindi inventarci cose che possano piacere. E le cose che possono piacere in questo caso sono anche queste, perché è una grande tradizione che ci viene riproposta questa sera e sappiamo che sarà bello ascoltare stasera questo accostamento un po' ardito che ci viene proposto. Io vedo tante facce giovani e naturalmente questo mi fa molto piacere. Perché ci vede male? C'è un sacco di giovani. I giovani stanno nei posti stanno più indietro perché ancora forse si vergognano. No, perché l'abbiamo piazzati male anche stasera forse. E quindi volevo ricordare soltanto anche una collaborazione che in questo momento abbiamo con la società dantesca, la vedremo a maggio, società dantesca Crusca con le nostre scuole, con l'assessorato, farà una proposta che è un grande torneo di lingua per i nostri ragazzi, per i ragazzi delle superiori. Noi riteniamo che la lingua sia molto ma molto devastata in questo momento per una serie di motivi. Non siamo i primi ad accorgercene naturalmente, però vogliamo che i nostri ragazzi la riscoprano anche in un modo divertente, perché poi le cose bisogna farle anche in modo divertente. Quindi insieme alla RAI, insieme all'editore Giunti, insomma ci siamo inventati un torneo che vede la partecipazione di tutte le scuole superiori della città e quindi poi vi inviteremo naturalmente a partecipare alla finale, che dovrebbe essere anche oltre che interessante, divertente, considerando che abbiamo coinvolto i migliori soggetti che potevamo coinvolgere in questa città relativamente allo studio della lingua. Siamo ricchi in questa città,
abbiamo la Crusca, abbiamo la Società Dantesca, quindi che dobbiamo fare? Quindi noi è vero. Quindi dove ho messo tutti i fiori di... Abbiamo quindi buon ascolto a tutti e grazie per la partecipazione. Grazie professore. Grazie. Mi dovete dire che cazzo ci siete venuti a fare stasera. Ecco, ho detto che brutta parola, non la dico più. Si dice che cazzo siete venuti a fare, non si dice. Vergognatevi. Che volete? Deve leggere, scusate. Devo leggere. Io sento solo da questo orecchio, da questo non sento niente. Che c'è qualcuno che ha 94 anni e mezzo come me qui? No. C'è qualcuno che ha 94 anni e mezzo qua? No. Posso? Allora, il comitato scientifico del premio Francesco Mazzoni Voci per il poeta assegna il premio Arnoldo Foà con la seguente motivazione. Speriamo che le piaccia. Quello Arnoldo Foà è un premio a un cittadino del teatro, essendo egli quanto mai un abitante a tutti gli effetti della polis teatrale, non solo come attore ma anche come regista, autore, ideatore e 100 altri ruoli in cui si è moltiplicato il suo istrionico talento scenico. Unico padrone delle proprie scelte artistiche di cui si è sempre preso oneri e onori, Foà è sempre stato, ancor prima che teatrante, uomo di solide convinzioni e rigorose rotte espressive, in nome delle quali ha navigato anche su acque non propriamente tranquille, fin quando nel 1938 le leggi razziali del regime lo fanno espellere dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Prendendo a prestito quella salace ironia che avete potuto constatare testé, che da sempre lo distingue e che anche da sola pretenderebbe un premio, e ora studieremo anche questa opportunità, potremmo dire che Foà si gustò la rivincita nell'immediato dopoguerra, imponendo la sua irresistibile ascesa in una comunità teatrale che lo vede sempre più protagonista fra protagonisti, poiché tali erano l'attrice Sara Ferrati o il regista Luchino Visconti. A seguire, Foà inaugura la sua importante stagione sul grande schermo, stagione che lo vede nei titoli di testa di tanti e tanti film del nostro più onorato cinema. Di nuovo, ricorrendo all'ironia di qui sopra, potremmo dire che gli anni del boom italiano sono anche gli anni del boom di Foà, la cui febbre di sorprendere e sorprendersi lo fa sperimentare di continuo sulle vie parallele del cinema, del teatro, del doppiaggio, della regia e della scrittura, sempre con esiti appunto sorprendenti. Da pochi giorni è uscita l'autobiografia di Foà, come sapete tutti. Bellissima, immagino. Immagino che lo sia. E non ho avuto tempo di leggerla ancora. Non ho avuto tempo. No, non ho avuto tempo di leggerla. Che vergogna. Beh sì, in effetti. Al pubblico non ha letto. Non ho letto la sua autobiografia. Ciao, buonasera. Attore inquieto, inatteso, appunto, profondo e intenso quanto la rocciosa voce che lo caratterizza, il nostro è capace di cogliere in contropiede proprio perché fedele alle sue promesse, perfino quando minacciò un espatrio puntualmente mantenuto. Anche questo meriterebbe un premio a parte da aggiungersi agli infiniti che ha ricevuto e sui quali, non di rado, appunto per il suo sarcasmo. Tuttavia, e solo per dovere di sintesi, Foà viene qui premiato perché attore e artigiano, il cui tratto inconfondibile continua a segnare ogni prova scenica, sia che affronti la drammaturgia straniera, sia che affondi il coltello nelle viscere di Pirandello della grande poesia italiana dell'Otto-Novecento.
Bene, allora se credete posso introdurre brevemente per illustrarvi un po' i brani che questa sera appunto ascolterete dalla voce e dall'arte di Arnoldo Foà. Almeno spero. Nel corso di un'intervista che risale al 66, l'anno degli Xenia, cioè l'anno della morte della moglie, Montale ricordava, a proposito di Dante, «Devo dire che io, dopo aver letto giovanissimo la commedia, l'ho lasciata poi da parte per parecchio tempo. Certamente la sua lettura sedimentata in me ha avuto, per vie che è difficili definire, degli influssi». Una espressione piuttosto generica, direi, per quel gusto di understatement che era caratteristico di Montale, che ha coltivato per tutta la vita. Ecco, lo dimostra il fatto che, appunto, fino dall'immediato dopoguerra, la critica aveva già individuato presenze dantesche nel sistema poetico-linguistico di Montale e che nel 1965, in occasione dell'ottavo centenario della nascita di Dante, qui a Firenze, dove si era tenuto un grande convegno internazionale, aveva concluso i lavori con una lunga, quella che lui ha chiamato esposizione, come la chiamava Boccaccio, dell'intera opera dantesca, offrendo un modello di lettura esemplare per la capacità di coniugare sia il vaglio critico, l'occhio critico, sia la sensibilità poetica. Però questo testo è importante non solo per Dante ma anche per Montale, perché è fitto di implicazioni con la sua propria poesia. Quindi le facce del dantismo di Montale sono due: quella dell'influenza linguistica e tematica di Dante sulla sua produzione in versi e quella dell'interpretazione dell'opera dantesca. Il problema è duplice, quindi: quanto Dante abbia contato nell'esperienza di Montale e quanto Montale abbia contribuito alla storia della esegesi dantesca. Ecco, i prestiti e i prelievi lessicali danteschi nei versi di Montale, ora qui non possono essere illustrati perché altrimenti perderemmo il nostro, tempo in minuzie che poi, non avendo il testo sotto gli occhi, diventerebbero appunto soltanto perdite di tempo. Dicevo, questi prestiti e questi prelievi sono stati accuratamente censiti, ce n'è un elenco appunto, ma certo sono più significativi per stabilire il significato dell'opera dantesca nella visione del mondo di Montale gli echi e le suggestioni figurative e tematiche. Faccio soltanto un esempio, vi prendo per esempio uno degli ossi di seppia più famosi e che tutti conoscete, il primo, la prima composizione datata di Montale, che è Meriggiare pallido e assorto, che risale addirittura al 1916, cioè quando Montale ha 20 anni. Detto che in questi versi il poeta esordiente già scarta la manifestazione soggettiva del sentimento e proietta il sentimento nella situazione, cioè il paesaggio, gli oggetti, si può fare un'osservazione, per esempio sulla prima strofa, che dice: meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. E poi nella seconda: nelle crepe del suolo, sulla veccia, spiar le file di formiche, di rosse formiche, che ora si rompono e ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Ecco, la prima strofe, pruni e sterpi, derivano dai versi 32 e 37 del dodicesimo dell'Inferno, l'orrida selva dei suicidi. E colsi un ramicel da un gran pruno, vi ricordate? Uomini fummo ed or siam fatti sterpi. La seconda strofe, l'immagine delle file rosse di formiche che si incontrano, rimanda invece al Purgatorio 26, il canto dei lussuriosi. L'incontro fra le due schiere di lussuriosi che si intrecciano, così per entro loro schiera bruna s'ammusa l'una con l'altra formica, forse a espiar lor vita e lor fortuna. Ritorna cioè l'immagine delle file di formiche che si incontrano. Ecco, questo è solo un esempio, naturalmente si potrebbero moltiplicare, come ho detto, ma non è questa la circostanza giusta. Dante offre al giovane poeta, ma anche al poeta maturo, un eccezionale repertorio espressivo e figurativo da utilizzare però in situazioni poetiche ovviamente diverse. Dischiude cioè una prospettiva semantica, un orizzonte di figure e di significati entro il quale però prende voce e vita la sua ispirazione. Diremmo allora che l'antico fornisce al moderno le parole per dire, e per dire che cosa? Il male di vivere, il disagio della civiltà, che sono i due temi fondamentali della
poesia di Montale. Quindi non si tratta, nel caso di Montale, come era nel caso di Leopardi, di mimesi, di un testo, una mimesi formale, quanto del rispecchiarsi della modernità poetica, della testimonianza suprema del canone poetico occidentale, e cioè in Dante, il Dante sia della Vita Nova sia della Commedia. Si tratta di raccontare la coscienza infelice dell'uomo contemporaneo, così come Dante ha raccontato, a partire dall'inferno del presente, l'itinerario verso una possibile redenzione, che ovviamente però per Montale è diventata impossibile, a meno, come vedremo rapidamente, di un miracolo. Se ora passiamo da Dante, Dante che influisce su Montale, a Montale lettore di Dante, ecco, l'affermazione prima che voi leggete nel memorabile saggio del 1965 è questa. Dante, dice Montale, può giungere a tutti, come mai forse avvenne in altri tempi e come forse non sarà più possibile in futuro, così che il suo messaggio può toccare il profano non meno che l'iniziato e in modo probabilmente del tutto nuovo. Nonostante, dice, la più moderna filologia dantesca, al di là dei suoi aspetti patologici, di cui noi della società dantesca potremo fornirvi un repertorio praticamente infinito, abbia stabilito una grande verità, e cioè quale? Dante non è un poeta moderno, gli strumenti della cultura moderna non sono i più adatti a comprenderlo. Quindi la spiegazione del dubbio espresso all'inizio sull'impossibilità futura di udire la voce di Dante. Noi non viviamo più in un'era moderna, dice Montale, ricordate che siamo nel 1965, ma in un nuovo Medioevo di cui non possiamo intravedere i caratteri, però possiamo temere che l'eventuale trionfo della ragione tecnico-scientifica caratterizzi questo nuovo Medioevo come nuova barbarie. Questa è la risposta su chi fosse Dante e cosa potrebbe rappresentare per uno scrittore d'oggi, perché questa era la domanda che era stata rivolta a Dante. E Montale volle precisare in quella circostanza: non dico per un poeta d'oggi, perché di fronte a Dante non esistono poeti. Non sarà quindi il compito del poeta Montale quello di affrontare questo tema arduo, ma dell'uomo Montale, che è perfettamente consapevole che fra il critico e il suo oggetto esiste una divaricazione incolmabile. E quindi l'analisi dei momenti fondamentali della biografia intellettuale di Dante, che consentono poi di cogliere qua e là i tratti, appunto, le illuminazioni autobiografiche. Per esempio, la Beatrice di Dante subito fa pensare il lettore alle moderne Beatrici che sono presentissime nell'opera di Montale. Però nell'opera di Montale sono presenti esclusivamente, ricordate, come figure simboliche, di possibili o di mancate spesso epifanie del destino. In questo senso, quindi, Montale ricollega molto strettamente la Vita Nova alla Commedia, considera la Vita Nova una introduzione alla Commedia. Montale ammette anche che esista un Dante sapienziale, così come si riteneva appunto proprio negli anni del Medioevo. Un Dante sapienziale che però di fronte ai poeti letterati ebbe sempre qualcosa, sono parole di Montale, che oggi si direbbe un complesso di inferiorità. Ecco bene, per esempio questa frase la potete riferire pari pari a Montale stesso, che ebbe sempre un complesso di inferiorità e nei confronti dei critici e nei confronti dei suoi colleghi poeti. Ecco, il critico poeta è convinto che di fronte al Dante dotto sta il letterato che scopre, sfrutta la possibilità del suo nuovo linguaggio. L'uomo che torna su se stesso arricchisce il suo pensiero, l'esule che spera di essere riammesso in patria e che più tardi deluso rincrudisce le espressioni del suo dolore. Ecco, da questo stato d'animo nasce il poema, che ha al suo centro il personaggio poeta, protagonista di un'avventura attraverso l'aldilà che prima di lui era stata possibile soltanto a Enea, e a Ulisse e a San Paolo. E voi avete allora il paradosso nella Commedia, e questo mi sembra una conquista della lettura montaliana di Dante, di una visione a doppia faccia. Da una parte si apre sul paesaggio dell'eternità,
dall'altra su vicende terrene che occupano pochi anni di tempo e un luogo determinato, cioè la vita del comune fiorentino e i suoi avvenimenti negli anni dell'impegno civile del poeta e la parte appunto che Dante ebbe in queste vicende. E da un'altra angolazione potremmo riformulare il discorso dicendo che l'autore della commedia e la sua opera sono protagonisti di una doppia storia, quella dello scrittore e del suo libro e quella di un personaggio e della sua esistenza. Il tutto è unificato da che cosa? Detto molto rapidamente, dal significato allegorico. L'allegoria è un medium fondamentale per la poesia di Montale, che non è una poesia realistica ma è una poesia metafisica. Ecco, poi Montale si chiede, e mi avvio verso la conclusione, come la commedia possa trovare ascolto, udienza, e ce ne stiamo accorgendo proprio in questi anni, e presso quei lettori che si accontentano del significato letterale e trascurano e ignorano i significati allegorici, anagogici dei vari episodi. Bene, dice, a questo livello di fruizione una indiscutibile unità è data dalla concretezza delle immagini e delle similitudini dantesche e dalla capacità del poeta di rendere corporeo anche appunto l'immateriale. Quindi se si pensa che storia reale e mito atemporale sono nella commedia così intimamente fusi, conclude Montale, Dante è realmente, qui adopera un'espressione molto forte direi, la fine del mondo o la sua anticipazione. Ecco, la storia della poesia occidentale comincia e finisce con Dante. Dante, dice Montale più oltre, è e resterà l'ultimo miracolo della poesia mondiale. Dante sarebbe stato un uomo che inventò se stesso come poeta sacro e a un certo momento, aiutandolo forze più grandi di lui, la sua invenzione divenne realtà. E quindi la resistenza miracolosa della poesia di fronte alla barbarie, che è l'accenno che conclude l'esposizione di Montale. E una frase appunto che è questa: se è vero che egli volle essere poeta e nient'altro che poeta, resta quasi inspiegabile alla nostra moderna cecità il fatto che quanto più il suo mondo si allontana da noi, di tanto si accresce la nostra volontà di conoscerlo e di farlo conoscere a chi è più cieco di noi. Bene, adesso vorrei molto rapidamente dirvi che cosa ascolterete stasera dalla voce del maestro Foà. Dunque, Dante, l'immagine di Lucifero di Inferno 34, l'imperador del doloroso regno che si contrappone all'imperador che la surregna, cioè Dio. È stata sottolineata la spaventosa maestà di questo verso, l'imperador del doloroso regno. La statura gigantesca, Dante dice, io sono più prossimo io a un gigante che i giganti alle braccia di Lucifero. E poi le tre facce, appunto, che sono la contrapposizione della Trinità. E cosa rappresentano queste tre facce? Se Dio è potestate, sapienza e amore, come detto nel terzo dell'Inferno, rappresentano l'impotenza, l'ignoranza e l'odio del vero e del bene. L'immagine di Lucifero torna nella poesia che sentirete dopo del Piccolo Testamento, che è una delle poesie più belle, più intense di Montale, che concludeva, era la penultima poesia della Bufera, quindi del 56. L'autore in questo caso consegna, per così dire, ci lascia una professione della sua fede e della sua speranza, ma la ricetta della sopravvivenza è questa: una storia non dura che nella cenere e persistenza è solo l'estinzione. Quindi la divina indifferenza degli ossi di seppia è diventata accettazione del male di vivere, ma anche testimonianza di quella decenza quotidiana che ci consente di sopportare il male di vivere. Pensate appunto ai nostri tempi. Il terzo testo che sentirete riguarda i dannati, il vestibolo dell'inferno e dell'inferno terzo, le anime dei vili inerti di fronte al male come al bene e gli angeli neutrali, i dannati che si accalcano sulla trista riviera da Caronte, il primo dei fiumi infernali, pronti per essere trasportati da Caronte ognuno alla propria destinazione.
Segue quindi un'altra poesia delle più belle di Montale, cioè Il sogno del prigioniero, che è una poesia del 1954, ancora dalla Bufera, è quella che conclude la Bufera. Tenete presente che la scena è un campo di prigionieri politici in un regime totalitario, e lo si nota dall'uso della poesia purga, sono appunto vittime di una purga e i forni cui si allude sono evidentemente forni crematori. Ecco, strumenti di sterminio. Ma anche il prigioniero, però, oppure in questa situazione, mentre aspetta che in qualche modo si compia il suo destino, secondo la situazione tipica del colloquiare montaliano, parla con l'amata lontana di quello che gli sta accadendo. E poi ancora Montale, la ballata scritta da una clinica, è sempre dalla Bufera, è una poesia del gennaio 45. Ed è una poesia che comincia con la parola emergenza, così si chiamava a Firenze ufficialmente il passaggio del fronte nell'agosto 1944, che fa da sfondo alla poesia. E appunto Montale parla dei crolli, che sono quelli provocati dal crollo dei ponti che i tedeschi in ritirata avevano minato. Perché da una clinica? Perché proprio in quei giorni la moglie, Drusilla Tanzi, era ricoverata in clinica per una grave operazione di carattere ortopedico. E quindi si conclude questa lettura di Dante e Montale con il mondo visto dall'alto. Mi spiego, Dante, paradiso ventiduesimo, l'ascensione al cielo settimo, dal cielo settimo il cielo di Saturno al cielo ottavo stellato. Beatrice invita Dante a guardare in basso per osservare quanto del mondo ha sotto i suoi piedi per prepararsi quindi alla gioia del trionfo di Cristo. Montale, in fine del 68, una poesiola che comparve sul Corriere della Sera il 12 gennaio del 69, spiega la sua visione del mondo, come vede il mondo dalla sua solitudine e dall'altezza semplicemente dell'appartamento in cui vive nell'ultima notte dell'anno. Grazie, vi lascio a Arnoldo Foà. Dante, Montale, tutti bravi, tutti fenomeni. Io non lo sono, io sono una realtà, non un fenomeno. Lasciate acceso tutto, mi piace vederle in faccia questi ascoltatori. Non vi nascondo, essere in questo teatro e leggere Dante per me è un'emozione. Poi considero il Teatro della Pergola anche un po' mio, non solo perché qui da ragazzo venivo a vedere quando potevo i grandi attori che passavano da Firenze, ma perché ci ho recitato tanto anche io. E da un paio d'anni, grazie a un premio, ho ricevuto le chiavi d'oro del primo camerino, quello della Duse, più mio di così, questo teatro. Siete al mio teatro, avete pagato? Ora Dante e alcuni... Alcuni Danti di Eugenio Montale ispirati dai versi di Dante. Lo imperator del doloroso regno da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia e più con un gigante io mi convegno che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggimai quant'esser dee quel tutto che a così fatta parte si confaccia. Se il fossi bel
come egli è ora brutto e contro il suo fattore alzò le ciglia, ben dee da lui procedere ogni lutto. Oh, quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi, quella era vermiglia, l'altra erano due che si aggiungevano a queste, sovressero il mezzo di ciascuna spalla e se giugnevano al loco della cresta, e la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali vegnon di là, onde il Nilo s'avvalla. Sotto ciascuna usciano due grandali, quanto si convenia a tanto uccello. Vele di mar non vidio mai cotali, non avean penne, ma di vispitrello era lor modo, e quelle svolazzava sì che tre venti si muovean da ello. Quindi cocito tutto s'aggelava, con sei occhi piagnea e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea codenti un peccator a guisa di maciulla, sì che tre ne facean così dolenti. Certo che leggere Dante è una delle cose più belle che esistano sulla faccia della terra. Leggere la Divina Commedia ti commuove, ma direi ogni verso, ogni riga è impressionante, che come è riuscito a scrivere Dante, veramente impressionante. Vabbè, Montale, piccolo testamento da La Bufera e altro. Questo che a notte balugina nella calotta del mio pensiero, traccia ma de perlacea di lumaca, o smeriglio di vetro calpestato, non è il lume di chiesa o d'officina che alimenti chierico rosso o nero. Sono quest'iride, posso lasciarti la testimonianza d'una fede che fu combattuta, d'una speranza che bruciò più lenta d'un duro ceppo nel focolare. Conserva nella cipria, nello specchietto, quando spenta ogni lampada, la sardana si farà infernale e un ombroso lucifero scenderà su una prora del Tamigi, dell'Hudson, della Senna, scuotendo l'ali di bitume, semi bozze dalla fatica, a dirti «è l'ora». Non è un'eredità, un portafortuna che può reggere all'urto dei monsoni sul fil di ragno della memoria, ma una storia non dura che nella cenere e persistenza è solo l'estinzione. Giusto era il segno, chi l'ha ravvisato non può fallire nel ritrovarti. Ognuno riconosce i suoi. L'orgoglio non era fuga, l'umiltà non era vile, il tenue bagliore strofinato laggiù non era quello di un fiammifero.
quivi sospiri ed alti guai risonavano per l'aere senza stelle, perché al cominciarne lacrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di manconelle facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quanto turbo spira. Questi sciaurati che mai non fur vivi erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi e rigavano lor di sangue il volto che mischiato di lacrime a lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardare oltre mi diedi vidi genti alla riva d'un gran fiume, perché io dissi: maestro, or mi concedi che io sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parer sì pronte, come io discerno per lo fioco lume. Ed egli a me: le cose ti fie in conte quando noi fermeremo i nostri passi sulla triste riviera d'Acheronte. Come d'autunno si levano le foglie l'una appresso dell'altra, finché il ramo vede la terra tutte le sue spoglie, similmente il malseme d'Adamo gittansi di quel lito ad una, per cenni come augel per il suo richiamo, così sen vanno su per l'onda bruna e avanti che siano di là discese anche di qua, nuova schiera se una. Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutti convegnono qua d'ogni paese e pronti sono a trapassar lo rio che la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio. Montale, il sogno del prigioniero. Albe e notti qui variano per pochi sogni. Il zigzag degli storni sui battifredi nei giorni di battaglia mie sole ali, un filo d'aria polare, l'occhio del capoguardia dello spioncino, crack di noci schiacciate, un oleoso sfrigolio dalle cave, girarrosti veri o supposti, ma la paglia è oro, la lanterna vinosa è focolare se dormendo mi credo ai tuoi piedi. La purga dura da sempre, senza un perché. Dicono che chi abiura e sottoscrive può salvarsi da questo sterminio d'oche, che chi oburga se stesso ma tradisce e vende carne ad altri afferra il mestolo anziché terminare nel patè destinato agli dii pestilenziali. Tardo di mente, piagato dal pungente giaciglio, mi son fuso col volo della tarma che la mia suola sfarina sull'impiantito, coi chimoni cangiati delle luci, scironate all'aurora dai torrioni, ho annusato nel vento il bruciaticcio dei buccellati dai forni, mi son guardato attorno, ho suscitato iridi su orizzonti di ragnateli e petali sui tralicci delle inferriate, mi sono alzato, sono ricaduto nel fondo dove il secolo e il minuto i colpi si ripetono e di passi
e ancora ignoro se sarò al festino farcitore o farcito. L'attesa è lunga, il mio sogno di te non è finito. Sempre di Montale, ballata scritta in una clinica. Nel solco dell'emergenza, quando si sciolse Oltremonte, la folle cometa agostana, nell'aria ancora serena, ma buio per noi e terrore, e crolli di altane e di ponti su noi come Giona, sepolti nel ventre della balena. E io mi volsi e lo specchio di me più non era lo stesso, perché la gola e il petto l'avevano chiuso di colpo in un manichino di gesso. Nel cavo delle tue orbite brillavano lenti di lacrime più spessi di questi tuoi grossi occhiali di tartaruga che a notte ti tolgo e avvicino alle fiale della morfina. Il dio taurino non era il nostro, ma il dio che colora il fuoco, i gigli del fosso. Ariete invocai e la fuga del mostro cornuto travolse con l'ultimo orgoglio anche il cuore schiantato dalla tua tosse. Attendo un cenno. Se è prossima l'ora del ratto finale, son pronto e la penitenza si inizia fin d'ora nel cupo singulto di valli e di rupi dell'altra emergenza. Hai messo sul comodino il bulldog di legno, la sveglia col fosforo sulle lancette che spande un tenue lucore sul tuo dormiveglia, il nulla che basta a chi vuole forzare la porta stretta e fuori rossa si innasta, si spiega sul banco una croce. Con te anch'io m'affaccio alla voce che irrompe nell'alba, all'enorme presenza dei morti, e poi l'ululo del cane di legno è il mio. Muto. Tu sei sì presso all'ultima salute, cominciò Beatrice, che tu devi avere le luci tue chiare e acute. E però, prima che tu ti inlei, rimira giù e vedi quanto mondo sotto i piedi già esserti fei, sì che il tuo cor, quantunque può, giocondo, rappresenti alla turba trionfante che lieta vien per questo etera tondo. Col viso ritornai per tutte quante le sette sfere e vidi questo globo tal che io sorrisi del suo vil sembiante, e quel consiglio per migliore approdo che l'ha per meno e chi ad altro pensa chiamarsi puote veramente probo. Vidi la figlia di Latona incensa senza quell'ombra che mi fu cagione perché già la credetti rara e densa. L'aspetto del suo nato Iperione, qui vi sostenni e vidi come si muove circa e vicino a lui Maia e Dione. Quindi mi apparve il temperare di Giove tra il padre e il figlio, e quindi mi fu chiaro il variar che fanno di loro dove
e tutti e sette vi si dimostrarono quanto son grandi e quanto son veloci e come sono in distante riparo. L'aiola che ci fa tanto feroci, volgendo mio con gli eterni gemelli, tutta m'apparve da colli e le foci, e possa rivolsi gli occhi agli occhi belli. E Montale: ho contemplato dalla luna, o quasi, il modesto pianeta che contiene filosofia, teologia, politica, pornografia, letteratura, scienze, palesi o arcane. Dentro c'è anche l'uomo, e io tra questi, e tutto è molto strano. Tra poche ore sarà notte e l'anno finirà da esplosioni di spumanti e di petardi, forse di bombe o peggio, ma non qui dove sto. Se uno muore, non importa a nessuno purché sia sconosciuto e lontano. Io a Firenze sono diventato un uomo, sono venuto a 3 anni e ci sono stato fino a 18 e quindi sono diventato uomo. A 18 anni ero già uomo, adesso non lo sono quasi più. Sì, sono uomo. C'è un altro uomo qua che abbia 94 anni. Non c'è. 94 anni in mezzo sono tanti. Peggio per voi. Cioè, rivedete anche voi a 94 anni. E sapeste che rottura di coglione. Più pallida idea, cammini male, e poi vabbè, poi il resto è chiaro, no?